So che a Hollywood sei il regista numero uno dei film da donna. Io li chiamo racconti di epica romantica. Ma devi differenziare. Ho una storia epica di amore soprannaturale per te. Immagina questo. Riproponiamo un Romeo e Giulietta in un mondo pieno di zombie. Ah, è quasi originale. Alla gang di Romeo gira il cazzo col turbo, quindi lo rapiscono. Lo schiaffano in una bara. Lo vogliono seppellire vivo non perché si è chiavato il nemico, ma perché si è innamorato. Romeo diventerà uno zombie con il cazzo floscio, la punizione suprema. E Giulietta fa... Ma col cazzo! Ucciderò chiunque si frapponga tra Romeo e i miei lombi! Quindi, Giulietta deve farsi strada nel cimitero. Perché Romeo è stato seppellito vivo dalla sua gang. Ho capito. Sarà tutto in un cimitero. Da cacarsi nelle mutande. Queste storie d'amore sovrannaturale mi sembrano così sciocche. Qua non si ride! Ci sono zombie affamati che vogliono mangiare Giulietta. Scende in una cripta collegata alle fogne. Cosa c'entra con la storia di Romeo e Giulietta? Ah, è importante, sì. È il loro rifugio d'amore. Ogni tanto ci vanno a chiavare, fanno un po' di porcate. Che ne dici come crescita dei personaggi? Un'oasi nel caos del mondo. Già me lo immagino. Cameo in stile Hitchcock, sarò una statua. È un cameo costoso. Come puoi dare un prezzo all'arte?
Abbiamo le stazioni mutagene. Una malvagia multinazionale ha fatto la melma che rianima i morti. Che ne dici? Per me, la fuffa come questa distrae dal fatto che è la semplice storia di due persone. Voglio portare all'estremo il concetto di due innamorati contro il mondo. Si frappone fra i due innamorati è una chiesa. Fammi indovinare, Giulietta deve scalarla con i suoi superpoteri. Bella idea, ma non perdiamo di vista il realismo. Ci sono delle impalcature intorno alla chiesa. Giulietta vede la bara del suo amante e la gang che lo seppellisce. Fammi indovinare, deve ucciderli tutti. Esatto! Siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda. Rio! Il tizio della gang fa: ucciderà l'eroe! Salva Romeo da un destino peggiore della non morte. Apre la bara e... Wah! M. Night Shyamalan, baby! Romeo è un mischione di tutti i mostri che ti vengono in mente. È brutto come la fame, ma l'amore trionfa su tutto. Questa storia potrebbe venire in mente solo a un vecchio che non ha mai scopato. Oh, oh, oh! Sono un sacco di cose, ma vergine no! E non sono vecchio! Semplicemente non pippo il botox come fai tu! Oh, guarda, c'è la security. Ah, stavo per andarmene!